In Abruzzo si profila un allargamento della giunta regionale alla destra. Questo non allontana l'UDC dal centrodestra? Mi sembra che non sia all'ordine del giorno per quanto ci riguarda l'allargamento della giunta, anche perché bisognerebbe essere voi in due a dialogare. No, non mi sembra che ci siano oggi queste condizioni per farlo. Detto questo, ci sono una serie di questioni, di problematiche che riguardano la vita della regione. La nostra opposizione è un'opposizione responsabile, è un'opposizione che noi stiamo facendo con grande spirito di responsabilità rispetto alle problematiche che questa regione deve affrontare. Ci interessa più risolvere i problemi della gente e se Chiodi ci chiede una mano, gliela daremo come abbiamo sempre fatto. E questo è il tema all'ordine del giorno, non altro, almeno per ora, almeno per quanto io sappia, non ci sono questioni di allargamento. A Vasto e Lanciano si vota l'anno prossimo, l'UDC va da sola? All'UDC stiamo cercando di realizzare in paese diciamo un polo per la nazione, possiamo chiamarlo, più che un partito per la nazione, un polo per la nazione, aggregazione al centro che mette insieme le persone di buon senso. E se questo lo si può fare anche negli enti locali, noi ne siamo contenti, cioè se si riesce a dare una spallata a questo sistema che non funziona, un centro-destra, un centro-sinistra che fatto questi due grandi partiti che non tengono, penso che sia un bene per il paese ridar vita a una coalizione di centro moderata che metta insieme persone che la pensino allo stesso modo, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Le rivelazioni di WikiLeaks avvicinano la caduta del governo? Ma guardi, c'è chi ride, a me più che ridere mi viene da piangere. Io quello che auspico è che veramente tutto questo non porti al logoramento dei rapporti internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti, che sono per noi alleati fondamentali, grandi amici, e questo è quello che ci interessa. Per il resto vedremo, perché siamo solo all'inizio, speriamo che non ci sia veramente un terremoto sul fronte dei rapporti internazionali.